Favara è un sistema complesso. Palazzo Piscopo era situato tra un palazzo abbandonato, un edificio ristrutturato in maniera discutibile, un palazzo completamente diroccato, la chiesa madre e quindi era difficile trovare la quadra. La soluzione a questo intervento è quello di percepire l'immagine dei luoghi e relazionarsi con loro in maniera autonoma, creare un'identità, ma allo stesso tempo valorizzare l'esistente. Il nostro è un approccio per contrasto, pensare di raggiungere la qualità senza però essere elitari. Nell'Alba Palace Hotel il riuso è stata un'opportunità. Riutilizzare i materiali esistenti, quelli storici del palazzo che abbiamo potuto mantenere, per creare appunto un dialogo, un rapporto con gli altri elementi contemporanei. Abbiamo lavorato con interventi nuovi inseriti nella struttura preesistente. I balconi erano già crollati, di conseguenza non esistevano più e in questo caso un progettista si pone un problema, cosa fare? Recuperare un'immagine del vecchio balcone con un intervento di falso oppure rifare un balcone contemporaneo valorizzando quella che era la facciata preesistente. Abbiamo creato un volume nuovo fatto di cemento, ferro e vetro in sostituzione di un precedente volume, mantenendo però la stessa funzione. Per gli arredi abbiamo pensato a sviluppare delle linee semplici, il tutto per essere da sfondo a degli oggetti. Un design nuovo si accosta a oggetti di antiquariato, selezionati nei mercati dalla passione che il nostro committente nutre nei confronti di questi oggetti. Ci sembrava giusto che un viaggiatore trovasse qui il calore, la storia che si aspetta dalla Sicilia.